Pace e bene a tutti. Catechesi seguendo la liturgia del giorno. Corpus Domini, il corpo di Gesù, che è stato donato al Figlio di Dio, Gesù, dalla Vergine Maria. Il corpo di Gesù è un corpo virginale come il suo. È immacolato come il suo. Dio ha voluto, il Padre, fare un regalo immenso al suo figlio divino, incarnandosi in lei per il suo sì sponsale. E lei ha tessuto nel suo grembo, nel suo giardino immacolato, il figlio di Dio per l'umanità, l'umanità nostra e della Vergine Maria. Corpo del Signore. Potremmo anche chiamarlo molto indirettamente perché solo il Verbo è da adorare, anche il suo corpo, ma è il corpo di Maria, della Vergine Maria, diventato poi il Lui, corpo adorabile. E per noi nell'Eucaristia, corpo con cui noi facciamo un sol corpo, un sol sangue. E viviamo così il nostro cammino. Ecco il significato della prima lettura che la Chiesa oggi ci dona, presa dal Deuteronomio, al capitolo ottavo. Mosè parlò al popolo dicendo, a tutto il popolo, ricordati di tutto il cammino che il Signore tuo Dio ti ha fatto percorrere. Tutto il cammino. Perché? Nel deserto. Dobbiamo camminare con Dio per 40 anni, per tutta la vita, dice l'autore sacro, sempre nel Deuteronomio, ma perché? Per umiliarti, per metterti alla prova, per sapere, Dio vuol sapere se osserverai i suoi comandamenti. Ti donerà lungo questo cammino la manna, il cibo degli angeli, ti donerà l'acqua viva dalla roccia, segno dello spirito, così nella pienezza dei tempi noi comprendiamo per l'aiuto delle sacre scritture. Ma lungo il cammino non siamo abbandonati, anzi dobbiamo innalzare, come la Chiesa ci dona questo Salmo 147, loda il Signore Gerusalemme. E noi sentiamo che nella sequenza un inno, un canto che ha composto San Tommaso d'Aquino, un grande teologo, un grande poeta, per incarico di un Papa Urbano IV, nel 1264, lauda Sion Salvatore, loda, o Gerusalemme, il tuo Salvatore, colui che ti dà la manna del cielo. All'origine di tutto questo c'è la parola di Dio, Gesù che nel Vangelo di Giovanni al capitolo sesto protesta decisamente più volte, in verità vi dico, e ripete ben sette volte che chi mangia questo pane e beve questo vino, questo sangue, ha la vita eterna, sette volte, in verità vi dico, mentre i giudei, gli ebrei, restano come scandalizzati perché loro sapevano che non potevano assolutamente mangiare la carne di un uomo, bere il sangue che è il simbolo, il segno della vita, ma Gesù li vuol portare oltre, verso un significato superiore, divino, perché noi nell'Eucaristia, ce lo insegna bene nell'inno, lauda Sion Salvatore, San Tommaso d'Aquino, noi viviamo la ricchezza di una vita soprannaturale. Come poteva godere San Paolo, ecco la seconda lettura, quando
lui scrive ai primi cristiani di Corinto dicendo: ma non sapete che quel pane che noi spezziamo è il corpo di Gesù, quel sangue, quel calice che noi benediciamo è il sangue di Gesù, eppure essendo noi tanti, avendo come cibo l'unico cibo, l'Eucaristia, siamo un corpo solo. Che rivelazione stupenda! L'Eucaristia è il cielo di Dio sulla terra. Il primo cielo di Dio sulla terra è Maria, perché lei è la donna eucaristica, così santamente la nomina San Giovanni Paolo II, la donna eucaristica. Chissà con quale gioia, dice San Giovanni Paolo II, avrà ricevuto la donna eucaristica, lei, il corpo di Gesù nell'Eucaristia, donato a lei dagli apostoli Pietro, Giovanni e gli altri nella celebrazione. Riavere dentro di sé lo stesso Figlio di Dio che lei ha arricchito nel suo grembo virginale, immacolato, nel suo giardino immacolato, il suo grembo, il Figlio di Dio. Per cui noi oggi, se abbiamo l'Eucaristia, lo dobbiamo, potremmo dire, principalmente, umanamente parlando, a lei, mentre il Signore si fa carne in lei, per essere carne in noi, cuore in noi. Ad alcuni grandi santi, pensiamo a San Francesco, grandi sante come Santa Caterina da Siena, Santa Veronica Giuliani, Santa Eldegarda, ha comunicato tanto questo che loro si sono sentiti come trasferiti in paradiso, come anche San Paolo, portato al terzo cielo, là dove la comunione con Dio è sublime e il nostro corpo sembra come scomparire dentro l'umanità ormai divinizzata al massimo. Maria è già così per tutta l'eternità, anima e corpo, come il corpo umano del suo figlio divino è nell'eternità del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Anche Maria, la Vergine Madre, ormai assunta in cielo, vive questa Eucaristia, la donna eucaristica, la donna immersa nel sole, che è poi la donna Chiesa. E ciascuno di noi in questa maniera si può dire: io sono diventato Chiesa, io sono diventato Maria, io sono diventato Gesù. È una vocazione, potremmo dire, quasi al femminile. Ma in realtà ciascuno di noi resta se stesso e viene come assunto, assunta nella umanità divinizzata del Verbo incarnato, eucaristicamente, in modo transustanzialmente nell'Eucaristia, potremmo dire eternamente, eucaristicamente, misteriosamente, per tutta l'eternità. È la vocazione ultima, voluta da Dio Padre, tanto che Gesù, in questo capitolo sesto del Vangelo di Giovanni, lo dice: come io e il Padre siamo una sola cosa, anche voi sarete una sola cosa con me, con il mio sangue, con il mio corpo, e quindi sarete nel Padre, in me, nello Spirito Santo. Vergine Madre, Donna Eucaristica, rendici già pienamente così, cielo sulla terra, terra per il cielo, eucaristicamente, eternamente in Dio. Scenda per questo desiderio immenso, divino, tutto cristiano, la benedizione del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo e della Vergine Madre, la Vergine del pane, la Vergine di Gesù Eucaristia. Padre
tace e bene a.